Lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 settembre la diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro si ritrova a convegno, un momento che dà il via alle attività di questo anno pastorale. Come sarà strutturata questa 3 giorni? Quali sono anche le sue finalità? Si lavora con il tentativo di essere in comunione con il resto della Chiesa. Il primo giorno verrà il Vescovo di Rieti, Mimmo Pompili, amico di una data antica, pieno di esperienza perché ha diretto il servizio della Conferenza Episcopale Italiana per l'informazione. E che cosa viene a fare? A raccontarci qual è la situazione della Chiesa in Italia. Cioè un tentativo di uscire da una sorta di provincialismo che noi ci abbiamo, no? Pare che tutto quanto si giochi intorno ai nostri 3 pomposissimi nomi e c'è del resto, la Chiesa non siamo mica solo noi, noi siamo una presenza viva, bella, ma siamo insieme con tanti altri. E credo che sia importante rendersi conto, contestualizzare la pastorale dentro un contesto più largo. Certo, noi ci arriviamo con un po' di divertimento perché il Papa ha messo in stato di sinodo tutta la Chiesa universale e noi stiamo concludendo l'ultima fase del nostro sinodo. La prima è la preparazione, ci abbiamo messo quasi 2 anni. Un anno abbiamo celebrato il sinodo ascoltando tutti. A proposito, una gran fatica aver messo tutti gli interventi dei circoli minori sul sito della diocesi. Cari sinodali, andatevi a vedere, a risentire la vostra voce e a vedere quanto del vostro è finito nella riflessione comune. Poi, noi ci siamo, c'è la fase ora attuativa, non ci ha fermato neanche la pandemia, l'avevamo avviata immediatamente, poi abbiamo dovuto sospendere per non entrare in conflitto con la società civile che chiedeva distanziamenti, attenzione, chiedeva di non fare convegni e quindi siamo fermati per un po'. Poi appena è stato possibile rifarlo secondo la legge italiana, abbiamo avviato dal vicariato foraneo di Arezzo fuori delle mura, corona delle mura, le parrocchie che fanno corona alle mura, un po' di poesia guasta. Ora sto partendo di nuovo con la Pieve del Bagnoro e quel vicariato foraneo. La Pieve del Bagnoro, come tutti voi aretini sapete, è una delle chiese più antiche del nostro territorio. Si rispettano le radici ma si guarda al futuro. E poi via via rifaccio tutto il giro della diocesi. Dopodiché, il secondo giorno, altro amico che arriva, Don Tedesco, ha fatto viceparroco fino a pochi mesi fa, ha una 40 anni, il Papa lo ha voluto a guidare la pastorale giovanile di tutta la grande Chiesa romana. È interessante che verrà a dire che il nuovo passa attraverso gli oratori, che non sono i giocatori, gli oratori non sono il posto dove ci si mandano i ragazzi a fa niente. È un progetto pedagogico, se siamo capaci di affiancarci umilmente alla scuola, al mondo sportivo, alla realtà che si preoccupa di affiancare il mondo dei giovani, degli adolescenti, ecco, e a questo noi abbiamo una cosa bellissima,
i ragazzi di 16 anni che fanno la cresima, è un altro mondo, ti rispondono, si coinvolgono, si rendono disponibili, ma perché non si fa da tutte le parti, in tutte le unità pastorali, non si pensa a un discorso di questo genere? Ecco, credo che sia bello venire a capo di una storia così. Oratorio come, oratorio perché, iniziazione cristiana, perché com'è non funziona. Io sono stufo di andare a fare, mi faccio intorno a 2000 cresimi l'anno, i cristiani hanno bisogno del vescovo una volta nella vita, e mi dispiace, non ci mando nessun altro a sostituirmi, a me non sto male, ma insomma ecco, è successo una volta sola in tutto questo tempo. E avanti, insieme con i ragazzi, fidiamoci dei ragazzi che non avranno le furbizie dei vecchi che sono capaci di fare chissà che cosa, non avranno la forza e i soldi di quelli di mezza età, ma sono pieni di entusiasmo e se la pigliano sul serio i ragazzi sono capaci di arrovesciare, di voltare pagina, di fare una chiesa credibile vicina alla gente, come il nostro Sinodo ci ha raccomandato. Con i ministeri laicali, vi siete accorti che il Papa ha voluto dichiarare che il catechista è un ministero? Noi l'abbiamo fatto sempre da che io sono qua. Ecco, ora chi si chiedeva com'è che il vescovo dà il compito ai catechisti, perché non sono l'aiuto del prete, sono ministri della Chiesa e i ministeri li dà il vescovo sempre nella storia della Chiesa. Bon pro, chi voglia di lavorare, c'è spazio e tempo per tutti. Da ultimo ho chiesto a un altro amico, Don Andrea Celli, parroco di San Pio X alla Balduina, una delle parrocchie storiche significative, quelle che tirano la diocesi di Roma, che è fatta con tre cerchi concentrici. Al centro ci stanno le contesse e poco più. Il cerchio esterno ci stanno i poveri disgraziati che bisogna andarli a evangelizzare più degli altri, nel mezzo ci sta la grande chiesa romana, la chiesa del concilio, la chiesa che ha in pugno la storia nostra comune, la chiesa edificata da Pietro e Paolo, ma lasciatemi ricordare il cardinale Ugo Poletti, che ha fatto ridare alla nostra diocesi di Roma la dignità di diocesi, cioè di un'aggregazione fatta di tante comunità locali comunicanti tra di loro. Basta per favore col medioevo dei castelli, che ognuno fa quel che gli pare e poi si scontra possibilmente con quell'altri facendo a gara chi ha una bandiera in più. Basta. Occorre far nostra l'ecclesiologia di comunione. Andrea, che è estremamente capace, è stato mandato a fare questo servizio in una di queste parrocchie grosse, e mi verrebbe quasi una battuta da fare. La parrocchia di San Pio X ha i numeri che dalle nostre parti sarebbero una diocesi. Ecco, avanti a fare del nostro meglio con un servizio, un impegno, una relazione significativa.